Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenute se siete delle nuove iscritte. Oggi vediamo i prodotti che ho terminato a marzo. Primo prodotto ho terminato questo struccante bifasico di Nivea, struccante occhi doppia azione ideali per occhi sensibili. È una confezione a 125 ml. Giù nell'info box vi lascio la recensione perché vi ho già parlato di questo prodotto. Mi è piaciuto, è abbastanza delicato sugli occhi, è vero, strucca molto bene, secondo me l'unica pecca è la confezione, nel senso che 125 ml per me sono un po' pochi, infatti mi è durato più o meno un mesetto, però Nivea spesso fa le maxi confezioni risparmio, quindi se dovesse uscire con uno struccante così ma formato maxi lo riacquisterei tranquillamente. Questa non l'ho terminata ma ormai ce l'ho da troppo tempo, quindi meglio farla fuori, neanche si chiude più, l'ho proprio usata parecchio, ed è la palette di correttori di Catrice, soprattutto questo qua che era proprio il colore adatto. Ho utilizzato tantissimo anche il verde per i rossori perché comunque anche se era pastoso restava lì e non si smuoveva. Quello che ho utilizzato di meno è questo perché per le mie occhiaie questo rosa era qualcosa di veramente tremendo. Invece utilizzavo questi due qua per andare a illuminare l'arcata o comunque per andare a definire bene le sopracciglia. È un prodotto che riacquisterei, non vi so dire, perché comunque ho tanti correttori, quindi magari arriverà il giorno in cui io smaltirò un po' della mia collezione di make up e quindi magari potrei andare a riacquistarla, anche perché sicuramente hanno migliorato la formula. Poi ragazzi, qua mi piange il cuore, ho terminato questa maschera di Elisa Vecca. Questa era la Power Ringer Honey Deep. È una maschera al miele, si profuma di miele ma non è stucchevole. Ricorda tantissimo i fazzoletti Tempo perché hanno comunque l'estratto di miele ed è comunque una profumazione molto delicata, molto gradevole, non è stucchevole, non è come quando vi aprite il barattolo di miele, non è quello, è molto più delicata ma ricorda il miele. Comunque questa premessa per dirvi che la maschera di per sé mi è piaciuta tantissimo, molto imbevuta, mi è piaciuto l'effetto sulla pelle, ma siccome all'interno ci sono 23 ml di prodotto e prima di applicare la maschera un po' l'ho strizzata perché era veramente troppo imbevuta, il siero rimane, intanto che mi è piaciuta così tanto e vi assicuro che è la prima volta che mi succede, il siero rimanente mi è piaciuto così tanto che non mi andava di buttarlo. Quindi cosa facevo? Ogni sera facevo cadere qualche goccina di siero e lo utilizzavo su tutto il viso. L'effetto era meraviglioso, un potere illuminante, rassodante, idratante. Mi dispiace troppo averla finita. Ho visto che si può acquistare su YesStyle, se proprio non volete acquistare dal sito originale, che comunque è un sito coreano. Tutto scritto in coreano, quindi nel caso YesStyle è un po' più semplice come navigazione e costa intorno ai 3 euro. Ma se vi capita, acquistatela perché come maschera è veramente meravigliosa. Poi, sempre in tema maschere, un'altra maschera labbra di Pilaten e questo è pieno di liquido, non devo capovolgerlo. I patch dorati al collagene, entrambi acquistati su AliExpress. E vi lascio qua l'ultimo video che ho girato appunto con tutti questi prodotti beauty. Allora, maschera labbra l'ho utilizzata perché comunque con il freddo continua a spaccarmi qua, mi escono tutte le pellicine a questa zona. Come vi ho già detto, mi piaciucchia, ma non è nulla di così nutriente. Invece questi mi sono piaciuti tantissimo perché sono dei patch che non restano umidi, quindi non vi cola il prodotto, si attaccano bene, quindi se avete cosa da fare in casa non dovete stare spalmati, mummificati, sdraiati. Una volta che li rimuovete non avete neanche del siero da massaggiare e far penetrare, si è già tutto assorbito e comunque lo sguardo è immediatamente più riposato, più fresco, hanno proprio un leggero effetto tirante. Questi sono veramente ottimi. Poi ho terminato il mio gommage labbra di Sephora, ne ho già un altro. Allora, questo gommage è un po' particolare perché non è omogeneo, nel senso i granuli inizialmente non ci sono ed è anche giusto che sia perché magari una volta che si crea lo stick si depositano un po'. Però poi iniziano che è perfetto, proprio la quantità giusta di granuli per andare a sfogliare bene le pellicine, andare a ammorbidire le labbra. E poi pian piano vanno quasi a scemare.
peccato perché poi, come sono arrivata di nuovo alla fine, era la quantità giusta di granuli. Ripeto, peccato perché comunque come prodotto è ottimo. Io a volte lo lasciavo anche agire tutta la notte perché comunque questi microgranuli si vanno a sciogliere. Non ha neanche un sapore così sgradevole, quindi se malauguratamente vi capita di far entrare un po' di prodotto, è dolciastro, quindi non ha un sapore disgustoso. Però appunto mi spiace perché non ha dei granuli omogenei, quindi nella parte centrale è uno scrub proprio molto molto blando. Io lo passavo con lo stick ma poi agivo un po' con le dita proprio per andare a esfoliare un pelino meglio. Poi ho terminato questo dentifricio Regenerate Advanced Toothpaste. Questo è un dentifricio avanzato che aiuta a rigenerare lo smalto dentale. Inverte gli stadi iniziali del processo di erosione. Allora, io questo l'ho trovato sulla My Beauty Box di non ricordo che mese, ma vi ho già preparato il video e a breve ve lo pubblico. Io non so come si vada a testare un dentifricio, perché magari la sensazione che ho provato io non era gradevolissima, perché è un dentifricio che creava proprio attrito, lasciava quella patina strana, però magari di per sé il dentifricio è buono. Quindi prendete questo parere con le pinze. A me dava un po' fastidio sui denti perché proprio era... non lo so, proprio questo attrito strano, però magari realmente aiuta a rigenerare lo smalto dentale. Poi, sempre trovata nella My Beauty Box, questa maschera, molto carina anche perché si può aprire e chiudere, ed è la Quick Fix Circle, una maschera rapida multitasking per capelli, con argilla rossa e acido ialuronico. Allora, vediamo se ce n'è... ne è rimasta poca poca... Il colore è proprio questo arancione. Mi è piaciuta veramente tantissimo perché in un attimo i capelli risultano molto ammorbiditi, è facilissimo districare i nodi, ha un profumo veramente gradevole. La lasciavo circa in posa 2-3 minuti, ma l'effetto sui capelli era veramente tangibile, veramente un'ottima maschera. L'ho utilizzata per almeno 4 lavaggi, più o meno 3-4 lavaggi, e diciamo che è anche pratica appunto la confezione, perché volendo ve la portate in viaggio. Poi un altro prodotto per capelli, questo è Botanical Fresh Care. Questo mi è stato mandato dall'azienda, ho ricevuto tutta la box con i prodotti al coriandolo e ho terminato la maschera per i capelli. Ragazze, questa linea ha un profumo che è qualcosa di spettacolare, ricorda comunque un bagnoschiuma maschile, ha proprio non lo so, la profumazione, io ne sono innamorata e vi resta anche sui capelli. La confezione del balsamo in realtà è abbastanza piccina perché è da 200 ml, però vi assicuro che serve veramente pochissimo prodotto. Nutre in profondità le punte, è facile districare i nodi anche con questo prodotto, sono sicura di riacquistarlo. L'ho veramente amata, per me è strano finire un prodotto per capelli perché comunque non utilizzo mai gli stessi prodotti, quindi andare a finirla vuol dire che l'ho utilizzata veramente tanto, anche perché è tutta la linea del coriandolo è specifica per i capelli fragili. Ho notato che utilizzando la linea completa, quindi utilizzando lo shampoo, il balsamo o la maschera e il siero, i capelli erano molto più rinforzati e me ne rendevo conto dalla quantità di capelli che perdevo anche durante il lavaggio. La linea Botanicals è una linea senza parabeni, senza coloranti e senza siliconi, ed è carina perché questa linea è creata con plastica riciclata e in ogni prodotto ci sono scritti gli impegni del marchio. I nostri impegni: senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti, pensa a chiudere l'acqua sotto la doccia. Mi piace tantissimo comunque il topic di Botanicals, che mi sono dimenticata di dirvi è sempre casa L'Oreal, perché comunque ha, diciamo, un impatto ambientale. Infatti anche dietro c'è scritto pensa a chiudere l'acqua sotto la doccia, quindi diciamo che dà questi tip proprio per avere un po' più cura dell'ambiente. E in ultimo, ragazze, dischetti struccanti, ne ho terminati tantissimi e anzi ho deciso che non ve li metterò più nei finiti perché tanto sono bene o male sempre gli stessi. Questi sono di acqua e sapone, questi Soffice Makeup non so dove li ho comprati, e questi sono Cotton Eve. I miei preferiti restano questi Cotton Eve e quelli Sien della Lidl. Quindi ho deciso di parlarvi direttamente dei prossimi dischetti struccanti se dovessi provare qualcosa di nuovo e veramente bello, perché sennò tanto sono alla fine sempre gli stessi. Ho finito, sì. Ragazze, questi erano tutti i prodotti terminati di marzo. Aspetto come sempre i vostri commenti e se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like. Io vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video.